E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 3.500 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E prima di iniziare con il video volevo fare un piccolo chiarimento che forse già l'ho detto in passato, ma non in tutti i video. Allora, i camper che vado a cercare e diciamo realizzo poi un video non sono i miei, sono camper che vado a cercare su subito.it, il marketplace di Facebook, e poi comunque con le foto e tutto. Poi vi metto anche il link dell'annuncio, in questo modo potete contattare poi il proprietario, ma non sono comunque camper miei, quindi non, io non c'entro niente. Questo è soltanto un modo per aiutare a voi ad acquistare un camper e comunque per me creare un contenuto. Allora, parto dicendo che ho trovato questo camper sul marketplace di Facebook, come vi ho detto prima, link in descrizione. Allora, è un Eldag Clipper del 1988. Allora, parliamo di un camper di fascia economica abbastanza compatto, dimensioni intorno ai 5,80 m, 5,90 m. Comunque è un camper che abbiamo già visto diverse volte, magari ve lo lascio qui nelle schede. E allora, questo qui, se vedete già dalle foto, quindi abbiamo la classica pianta, poi la vedremo. Comunque già vedete dalle foto interne che è un camper che è stato restaurato internamente, è stato personalizzato sia dalla parte dei mobili, comunque anche dalla parte della mansarda, un po' tutto in generale, anche la parte del bagno, poi andremo a vedere. Ma comunque ci stai molto esteticamente e anche per il prezzo, comunque vi dico che secondo me è un'occasione. Allora andiamo a vedere un pochetto la disposizione interna, che è veramente molto carina. Quindi entrando sulla sinistra, in questo caso abbiamo ben quattro fuochi come praticamente quelli di casa. Poi nella parte sotto vedo che c'è un frigorifero. Questo qui non credo che sia il trivalente, ma è il classico compressore di casa. Poi abbiamo il lavandino, dinette principale, nella parte giù in fondo a sinistra, dove di solito troviamo la seconda dinette. È stata trasformata in un letto a castello, in modo da avere sempre due letti pronti. Questo, soprattutto questo camper, secondo me è veramente comodo per una famiglia. Poi nella parte giù in fondo a destra troviamo il bagno, è stato riammodernato, se vedete c'è il piatto doccia, il WC e il lavandino, molto carino internamente con questi colori, e secondo me gli dà anche quel tocco di camper leggermente più moderno rispetto, diciamo, all'età sua. Il resto mansarda molto bella, si vede che è stata anche rivestita di lato con questa specie di tessuto. Poi la sua finestrina laterale oblò nella parte superiore, e per il resto comunque è una classica mansarda. Credo che non ci sia altro da dire nella parte interna. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Ducato, non è stata specificata la motorizzazione, ma credo che sia il classico 2005 diesel aspirato del 1988. Chilometraggio purtroppo neanche questo è stato specificato. Per il resto abbiamo la parte anche interna della cabina, due sedili nella parte anteriore, questi non sono quelli originali, sono stati cambiati, ma per il resto comunque è la classica cabina del Ducato. Come accessori esterni non vedo niente, perché purtroppo la foto laterale non è stata messa, neanche quella posteriore, e non è stato specificato che tipi di accessori ha. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo fantastico Elnag Clipper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con gli amici o con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.